Sony A6004, la nuova mirrorless Sony che si colloca esattamente al centro tra le entry level, APS-C ovviamente, e le full frame che qualcuno definisce la A7 III entry level, per me comunque è una full frame di tutto rispetto, quindi la A7 III per me rimane magari un entry level sì, ma di categoria professionale. Questa A6004 riprende filo filo il filone, fortunato bisogna dirlo, delle Alfa A6XXX, XXX sta per 6, poi 6000, 6003, 6005, però con molte novità. Molte novità che riguardano principalmente l'autofocus, il rilevamento degli occhi, il tracking, e un sistema di registrazione in 4K dove il sensore utilizza tutti i fotodiodi a disposizione del sensore, quindi diciamo che i numeri di fotodiodi, di pixel necessari per il 4K sono inferiori a quelli che mette a disposizione la 6004, quindi ha un'immagine più nitida, più ricca di informazioni. Gli ISO si espandono fino a 102.400, ma ne abbiamo parlato tante volte anche per l'A7S2. Io sono un felice ex possessore, ma sempre felice e innamorato dell'A7S2 perché ha una sensibilità ISO pazzesca. Ma parliamo di full frame. Quegli ISO su una APS-C fisicamente è improponibile, nel senso che è proprio fisicamente impossibile fare dei fotodiodi così performanti come quelli della 7S2, che con soli 12 megapixel aveva dei fotodiodi grossi come a mandarini, e quindi la sensibilità e la pulizia dei file era maggiore ovviamente. Perché la 6004? Io non so per quale motivo Sony, non lo so, però lo posso immaginare. Non solo Sony, ma tutte le case madre sembra che facciano dei passi avanti, ma nello stesso tempo dei passi indietro. In pratica è un prendi e dai, è un prendi e dai, danno sempre un qualcosa e si riprendono sempre un qualcosa. Secondo me è una strategia di marketing, nel senso che io Sony non ti do una 6004 che surclassa in maniera pazzesca la 6005, altrimenti non vendo più la 6005, quindi ti do un qualche cosina e ti tolgo un qualche cosina. In una mirrorless APS-C con questo sensore, con questo processore, con questo sensore, ricordiamo che abbiamo sempre 24 megapixel, registrare in 4K a 30 fps sì, ma ti ho tolto lo stabilizzatore sul sensore, quindi ti obbligo ad utilizzare lo stabilizzatore sugli obiettivi. Quindi in questo caso tutti quanti noi sappiamo quanto sia particolare il parco ottiche Sony in questo caso, quindi non avere il sensore stabilizzato, insomma, ci mette davanti dei paletti, quindi l'utilizzo quasi esclusivo, necessario, di un monopiede, di un treppiede, o piuttosto che un gimbal, comunque sia a mano libera non si può lavorare, mentre con la 6005, anche non avendo l'ottica stabilizzata, potevamo andare ad effettuare delle riprese a mano libera un pochettino più nella curva di sicurezza, così come nella 7S2, eccetera, eccetera, eccetera. Hanno, perché io abbandono, non ho abbandonato Sony, ho accantonato per il momento Sony perché sono passato a Lumix. Hanno finalmente dotato di nuovo la Sony di un monitor flippabile, non orientabile. Di nuovo perché ce l'aveva già la 5100, sì, perché Sony, vi ripeto, da, prende, prende, da, è tornata alla 5100, facendo sì che il monitor sia flippabile a 180 gradi verso l'alto, nonostante abbia la conchiglia del mirino elettronico sporgente, ha fatto sì che il monitor si sporgesse poco poco all'infuori per avere poi lo spazio di sollevarsi verso l'alto. Comodo, direte voi, ottimo per i vlogger. Indubbiamente il vlogger che
usa la compatta, che usa una RX100 Mark 3, 4, 5, 6, quello che volete voi, che usa una Canon G7X Mark 1, Mark 2, insomma qualsiasi macchina che abbia il monitor flippabile verso l'alto, compatta, non ha l'ingresso microfonico, quindi questa qua sarebbe, la 5100 nemmeno aveva l'ingresso microfonico, questa qua sarebbe comoda come una compatta evoluta, performante come una mirrorless evoluta, performante come una full frame base. Diciamo, siamo lì intorno, voglio dire, non è che voglio mettere a confronto precisamente una 7.3 con un Alfa 6004. Diciamo che siamo lì, ce la combattiamo. Però questo monitor lascia il tempo che trova, cioè nel senso noi andiamo a comprare una macchina che attualmente costa 1.050 euro solo corpo e dubito che calerà in velocità, perché la Sony non ci ha mai abituato a un calo di prezzi veloce e repentino. Più che altro è graduale, a volte ci sono delle offerte, ma comunque tutto sommato si mantiene lì per lì. Agli inizi, chi la vuole imbracciare dovrà spendere 1.050 euro solo corpo. Quindi, se avete delle ottiche bene, spero per voi che siano stabilizzate. Oppure dovete comprare il kit, il 1650, che voglio dire, non è il caso né del 1650 né del 1835. Quindi voi dovete comprare delle ottiche. Dovete comprare delle ottiche da abbinare a questo corpo. Quindi il 1050 euro diventeranno almeno 1500. Spendere 1500 per avere sì una 6500 potenziata, ma poi questo 4K così pieno di informazioni che vuole strizzare l'occhio al professionista. Io non so se il professionista farà il salto 6004, perché non lo vedo un salto in effetti. Professionista o va su macchine più performanti o su videocamere direttamente. Quindi il professionista di che cosa? Di che cosa parliamo? Professionista che fa i matrimoni. La 6500 non è che sia questa gran comodità per i matrimoni, si impugna male rispetto ad una full frame. Comunque, bando alle ciance, ci ha dato questo monitor flippabile, perché è ottimo per i vlogger, certo, finché non mettete davanti un microfono. Sì, perché il vlogger minimo minimo dovrà usare un microfono per poter parlare nel video, altrimenti che vlogger è? Quindi noi mettiamo il nostro bel microfono e ci copre il monitor. Si può ovviare a questo problema? Sì, si può ovviare a questo problema comprando un cage rig, quindi creando un piccolo rig intorno alla macchina e mettendo una cold show, cioè sarebbe una slitta fredda per quanto riguarda gli accessori, che potrebbero essere faretti, microfoni o quant'altro, e mettere il microfono lateralmente alla macchina. Quindi voglio dire, non è un problema insormontabile, però questo non è un problema insormontabile per noi che troviamo la strada per poter arrivare a vloggare in santa pace o comunque a fare delle video riprese in sicurezza, perché ci vediamo anche se la mettiamo su treppiede, vediamo la ripresa, anche se stiamo facendo una piccola intervista, siamo da soli, quindi abbiamo bisogno di monitorare l'inquadratura, no? Non è per forza un vlog, potrebbe essere qualsiasi cosa per noi. E per Sony, ma che cosa gli costa fare un monitor in stile Lumix, in stile Canon? Ma siamo nel 2019, siamo ancora lì a non riuscire a fare un monitor che si orienta perfettamente e poi in tutte le direzioni, perché se strizzi l'occhio al professionista, sai bene che il professionista lavora con la camera quasi sempre bassa rispetto al corpo, diciamo ad altezza pancia, ad altezza petto, su per giù, non siamo mai ad altezza occhio, quindi il monitor orientabile in avanti, oppure ce l'abbiamo in alto, quindi dobbiamo orientarlo verso il basso. Sony, non ci vuole niente a fare un monitor del genere per te. Noi dobbiamo inventarci il rig, dobbiamo costruirci un rig che
che io consiglio a tutti quanti, perché avere un cage intorno alla macchina è sempre cosa buona e giusta per la sicurezza. Io ce l'ho anche attorno alla mia GoPro. Io ho costruito un rig in alluminio, quindi perfetta così, un carro armato. Però il nocciolo del discorso è 1500 euro. L'ingresso di questa macchina, per forza, per legge di mercato, farà calare la 6500 a circa 800, 850, ma neanche. Secondo me la 6500 per poter continuare a vendere, se 1050 costerà la 6400, che l'hanno messa quel gradino sopra, per continuare a vendere il body 6500 andrà a costare 750, massimo 800 euro nuovo. Quindi vorrà dire che ci saranno delle offerte anche a meno. Francamente la vedo dura vendere una 6400 al posto di una 6500, se la 6400 scende ad un appetibile prezzo di 700-800 euro, e la 6300, che adesso è intorno alle 800, scenderà intorno alle 600, la 6000 intorno alle 400, 380, se sarà ancora in produzione non lo so, ma quella tagliamola fuori, perché voglio dire, la 6000 sì, è una buona macchina, ma non ha gli ingressi microfonici, tante cose, è un po' fuori dai giochi, non è il 4K, quindi rimaniamo nell'interno mirrorless 4K che strizzano l'occhio al video con l'ingresso microfonico e quant'altro. Una 6300 a 600 euro di base, senza offerte, venderà tantissimo ancora. Una 6500 a 800 euro venderà tantissimo. Una 6400 a 1050, 1000 euro, non lo so. Sicuramente venderà, perché venderà, come ha sempre venduto Sony, venderà tutti i propri modelli. Però questo passo avanti non l'ha fatto così grande. Noi ci aspettavamo qualcosa di diverso. Noi ci aspettavamo una 7S3. Nel 2019 ci si aspettava una 7S3 con i 10 bit finalmente nativi on camera, con il 422, con tutte le accortezze che un professionista del settore video si aspetta da una videocamera. Sì, la 6400 ha un altro tipo di video per quanto riguarda la gamma dinamica, un profilo colore ulteriore rispetto all'S-Log2 e all'S-Log3, c'è un profilo che può girare direttamente in HDR, ora non mi ricordo bene, non ho visto ancora molti test, ne stiamo parlando così giusto per, è un per parler, un por parler, por parler, perché okay. Da nocciera, vabbè. Questo è, io non lo so, non lo so se comprerei la 6400. Probabilmente no, probabilmente è una macchina con cui poi lavorerei con ottiche non stabilizzate, preferisco avere il sensore stabilizzato. È necessario, ragazzi, non tanto per le foto, perché delle foto, parliamoci chiaro, abbiamo dei tempi di scatto talmente brevi che la stabilizzazione francamente a me non serve, a meno che non dobbiamo fare un lavoro veramente al buio, teatrale, nei teatri dove abbiamo tempi corti, tempi lunghi, no? Ma se no la foto non serve a niente. Ma nel video la stabilizzazione è molto molto comoda. Le case madri giocano così, prendono, danno, danno e prendono. La GH5 è stabilizzata, la GH5S togliamo lo stabilizzatore, non lo so. Io mi aspettavo una 7S3, mi sono visto arrivare una 6400, deluso? Nì, perché comunque sono sicuro che poi la 6400 sul campo farà vedere i muscoli, perché la Sony è abituata a farci vedere i muscoli. Sì, ci sono gli haters della Sony, però ragazzi, c'è poco da fare. La Sony sforna sempre belle macchine e continuerà a vendere. La Sony io ce l'ho nel cuore, quindi mi perdonerete. Sono un utilizzatore di Lumix, però c'ho sempre la Sony nel cuore. Molto probabilmente prima o poi tornerò a Sony, forse, non lo nego. Però mi aspettavo una 7S3. Mi aspettavo una 7S3, mi aspettavo finalmente il 10 bit. Non perché io ne senta la necessità, io personalmente, ma stiamo parlando di macchine
professionali, macchine che guardano alla professione, quindi il professionista ha delle necessità date proprio dal proprio lavoro, dalla propria professione. Il 10 bit oggi è uno standard, quindi mi aspettavo una Sony a 10 bit, la 7S3 con lo schermo orientabile, pronta a far parlare di sé per altri anni come ha fatto la 7S2 e tornare ad essere sempre la regina degli alti ISO e quant'altro, essere meno attaccabile dagli haters che stanno sbandierando questi 10 bit e questi profili colore pazzeschi che hanno le altre macchine. Staremo a vedere questo profilo colore con questa dynamic range che c'ha questa 6004, vedremo i filmati che fa e attendiamo, prima o poi la 7S3 arriverà, prima o poi accendiamo un altro mutuo, ma sì, ma che ci frega, ciao.